Bella a tutti ragazzi, qui è l'Ag17 per Ultimate Team Fiume Italia. Siamo qui oggi in questo nuovissimo video a fare la player review di Freddy Montero in forma, giocatore che è passato grazie a questa carta IF dal numero di 76 al numero di 78. Questo è un attaccante colombiano dello Sporting Lisbona, davvero un ottimo giocatore. Come potete vedere dalle clip, mi ha fatto insomma una media di un gol a partito, anche di più, adesso non ricordo di preciso. Andiamo a vedere subito le sue statistiche in game. Troviamo un 77 di velocità sulla carta, che in game diventano 79 accelerazione, 76 scatto. E la velocità purtroppo è un contro, perché è abbastanza lento partendo da lontano, tipo dai 35 metri non riesce ad arrivare davanti al portiere, perché a causa della sua scarsa velocità i difensori lo prenderanno subito e poi lo fermeranno. Passiamo al dribbling, che presenta un 82 sulla carta, che si evolve in 86 agilità, 86 equilibrio, 76 riflessi, 85 controllo palla, 80 dribbling puro. Il dribbling è un pro, infatti grazie a questi alti valori in agilità, equilibrio, controllo palla e anche in dribbling puro riuscirà a compensare un poco le sue lacune in velocità. Passiamo ai tiri, troviamo 82 sulla carta, che diventa 83 piazzamento, 82 finalizzazione, 82 potenza di tiro, 81 tiri dalla distanza, 81 tiri a volo, 81 calci di rigore. Il tiro è abbastanza buono, la finalizzazione 82 si sente moltissimo, infatti davanti al portiere non sbaglia quasi mai, e anche la potenza di tiro sì, in aria si sente, a volte capita che segna tipo con la rasoiata molto forte. Quindi il tiro è assolutamente un pro. Passiamo alla difesa, che è 39. Beh, i dati difensivi non li andiamo ad analizzare, andiamo ad analizzare solo la precisione di testa, che è un 79, ed è purtroppo anche questo un altro contro, perché essendo alto 1,76 m con solo 79 di precisione di testa non riuscirà quasi mai a metterla alle spalle del portiere con un colpo di testa. Però questo qui è un giocatore da utilizzare in un attacco unico, da servire con le ali veloci tipo Kenzo Quaresma. Prendete, saltate un giocatore, servite Freddy Montero all'interno dell'area, lui col suo dribbling supererà due o tre difensori, poi davanti al portiere o tentate di scartarlo, ci riuscirete molto spesso, oppure finalizzate con il suo 82 di finalizzazione e fate gol. Passiamo ai passaggi, 77 sulla carta, 80 visione, 70 cross, 76 punizione, 80 passaggi corti, 79 passaggi lunghi, 83 effetto. Passaggi sinceramente non li metto neanche per contro, perché con lui, come già detto in precedenza, dovete schierarlo assolutamente da punta unica, quindi non ha bisogno né di crossare né di passare, perché come ho già detto in precedenza basta servirlo all'interno dell'area, scartare due sei difensori e andare a concludere mettendo la palla alle spalle del portiere. Fisico 66, che diventa 80 elevazione, 79 resistenza, 60 forza, 63 aggressività. Il fisico purtroppo è un contro, perché gira abbastanza lento, quindi se partire da lontano, come il discorso da qua ritorniamo al discorso fatto prima, che i difensori lo fermano subito se tenete quello di partire da lontano, perché è lento e non ha fisico, quindi la prima spallata e cade a terra purtroppo. Poi un altro pro assoluto è il prezzo, perché io mi sembra l'ho pagato sui 16.000 crediti subito appena uscito, però mi sembra che adesso si trova già su 12-13.000, quindi lo comprate, lo provate, se non vi piace lo scartate, così ci perdete pochissimo. In fondo è un ottimo giocatore, infatti come voto finale gli do 7. Passiamo adesso a fare subito un riepilogo veloce tra pro e contro. Tra i pro troviamo la finalizzazione, il dribbling, il prezzo, come già detto adesso, e le 4 stelle skill, soprattutto le 4 stelle skill, che davvero con lui riescono molte cose, anche se non sapete skillare tanto con me. E invece tre flop, troviamo la velocità, il long shot, il tiro a giro, il colpo di testa e il fatto che è buono solo come unica punta. Detto questo, credo che questo video può finire qui, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, se non l'avete vista andate a vedere la mia vecchia review, cioè quella di Shinji Okazaki, anche lui davvero un ottimo giocatore. Quindi il video può finire qui, da Lag17 è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Bella. What doesn't kill you makes you wish you were dead.